Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video davvero speciale, infatti sfiderò la Napoli YouTuber League. La lista degli ospiti è davvero vastissima, quindi invece di introdurli uno a uno io li farei entrare tutti insieme, no? Eh sì, ma soprattutto quali sono le aspettative nei riguardi di questa sfida? Dici sempre video speciale, vero, ma stavolta, cioè, stavolta quanto è speciale rispetto agli altri? Stavolta è molto speciale. Molto infatti... speciale, più speciale degli altri. Sì, molto okay. Speciale oggi. Allora direi null'altro da aggiungere, se non andiamo ad introdurre subito gli ospiti che sfiderai. Qual è l'obiettivo tuo? Quanto vincere o perdere? Perché non è facile vincere. Intanto introduciamo la sfida, che è 1v1 contro tutti. Ogni volta sfiderò un componente diverso della Napoli YouTuber League e quindi ogni volta dovrò cercare di vincere. Vediamo com'andrà. Gol fatto, gol subito, si cambierà ovviamente il concorrente che dovrai sfidare. 7 minuti e 30 secondi a tempo per un complessivo di 15 minuti. Andiamo a introdurre gli ospiti. L'Alabio di Mauro. Ciao ragazzi. Oggi Di Mauro ci umilierà. Allora, posso dire una cosa? L'ultima volta abbiamo fatto questo giochetto, Samuel ci ha battuto 10-0. Quindi dai, eh. Vabbè, allora, una domanda. Però devi essere onesto. A parte Crispo, chi ti fa più paura? Sincero, io temo Enzo. Lo temo. Oh. Anche perché non l'ho conosciuto bene, ma mi sembra bravo. Anche Kids, me lo stavo dimenticando. Kids sì, ovviamente è fortissimo. Ma andiamo. Sono tutte da vincere, poi ti è fatica. Ti preoccupa di meno. Di meno, vai, sì. Dai. Eccomi. Non volevo umiliare. Di solito sono quelli che si sottovalutano, quelli più ostici alla fine. Quindi vediamo. Ragazzi, chi inizia di noi? Io inizio. E allora eccoci in cabina di regia. Oggi una cabina del tutto speciale. Ma in quanti ne siete? E soprattutto cosa pensate di fare contro Fabio? Qual è il vostro obiettivo? L'obiettivo della Napoli YouTuber League? E secondo voi lo riuscirete a rispettare? Il primo obiettivo è non farlo male, perché ci serve per la YouTuber League. Quindi ritorna. Questo non lo posso dire. Però ci potrebbe essere. Però tutto dipende non da me, ma da un'altra persona che voi conoscete. Ma ce la metteremo tutta, perché secondo me gli daremo filo da torcere. E non solo Crispo, Kiz, Enzo. Attenzione, cioè, soprattutto a me, sì. C'è anche Sciale, che nella finale di YouTuber League ha monopolizzato Campolunghi. Quindi è un fire. Dobbiamo vedere. Fabietto è un bel giocatore. È tosto. Mirko, niente regola la tua puntazza. No, non lo faccio male a Fabio oggi. È troppo un bravo ragazzo, ragazzi. Non posso farlo male. Però ci andrò comunque duro, ma senza farlo male. Simo invece? No, io punterò proprio a farlo male invece. Così. No, sto scherzando, però vabbè. Dopo che ci ha rubato il format del futsal, ora oltre al danno la beffa. Ragazzi, abbiamo messo ovviamente Silvestro, non stai a terra, che mandi il microfono per noi. Sapete perché? Perché sono tre gambe, intendo. Vai. È Kiz! Kiz con il suo mancino. Attenzione. Ma tu sei un treppiede. Attenzione a chi. Comunque dovete sapere, secondo me ci siamo giocati la carta migliore. Non per screditare gli altri. Primo possesso per Di Mauro. Eccolo. Sfida tra mancini. Un po' d'aria. Lascialo fa. Oh! Di Mauro! Prima occasione. No, roba. Vabbè, Simone. Tutto Crispo. Va bene. Kiz, è stato cinico, sì. Cosa ne pensi? È forte, Fabio. Ah, Simone ha perso il Crispo sfida, come diceva. E vorrà sicuramente rifarsi. Il Napoli YouTube è in svantaggio. Fabio! E ci siamo giocati le due carte migliori e ci giocheremo la terza, vai. Aspetta, dopo. Ah, Silvestro. Vai. Baffo! Silve, giochi in difesa, giochi a te. Stava entrando. Vai, Silvestro. Come si permette, Silve? Silve, pensa al riso col pollo. No, aspetta, quello è Samuel. Attenzione! Oh, giochiamoci quello scarso. No, voglio, non posso andare subito io. Perché? Però non puoi andare? Figuro troppo. Era stanco. Giovanni, non attacca così forte. Pressing? Ti salta troppo, fidati. Aspettalo nella tua metà campo, Fabio Di Mauro con la sua maglietta bellissima. Attenzione a Fabio Di Mauro. Ancora! Super Allan si salva ancora. Arriva anche Fratino, vieni caro. Guarda che bel match, guarda. Di Mauro, Super Allan. Ciao a tutti. Chi vince? Di Mauro. Guarda Di Mauro, va.
Ma adesso Di Mauro palla, Non ci credo, ragazzi. Che pezzo. E va Mirko. E allora Fabio Di Mauro consegna palla al Napoli YouTube, che è in svantaggio di 2 gol. Mirko farà sicuramente la partita giusta, perché fisicamente è molto più grande. La da butta in bordo. Eccolo! Mirko Brai! Mirko! Che cazzo ha fatto? Adesso va Enzo! Osasi, vai! E allora Di Mauro, umiliato da Mirko F. Un po' di bucchiacca con... Comincia il secondo tempo intanto qui all'arena del Casarea. Allora con la maglia del Marsiglia, il buon Sasi Oliva si sta facendo rispettare. Attenzione! Di Mauro, ma attenzione cosa ha fatto, ragazzi! Ma il gol non c'è stato, siamo ancora sul punteggio di 3-2. Sasi si incespica. Attenzione a Sasi. Eccolo! E chi se l'ha detto? L'ho detto, l'ho detto. E allora va Enzo, Enzo Fernandez, che può portare il Napoli YouTube in vantaggio. Intanto Sasi fa il 3-3. Occhio, occhio, guarda la palla. Enzo pressa alto, mister. Sì. Enzo pressa alto perché? Perché come Enzo Fernandez del Chelsea. Sì, Enzo comunque molto. Sta imparando comunque. C'è il nostro miglior difensore, eh? Il nostro miglior difensore. Enzo, vai Enzo! Enzo lo colpisce in faccia, giustamente, fa bene. Ci vuole concentrazione contro Fabio, eh? E infatti. Mamma mia, che si è divorato. Vai Fabio, attenzione. Contro. Mamma mia, ragazzi! Vai Darione, vai Darione. Darione, ci chiama Darione. Siamo sul punteggio di 4-3 per Fabio, ragazzi. E a giocare manchiamo solamente io e Enzo. Che ne pensi, Enzo? Possiamo, possiamo ribaltare. Diciamo, dobbiamo essere positivi. Possiamo pure vincere. Possiamo pure vincere, sì, assolutamente. E la porti tu la vittoria. Porto io la vittoria. Attenzione. Fabio, attenzione a Dario, puoi approfittarne. Ancora vediamo un mancino contro un mancino. Dopo quello di Chizza. Attenzione a Dario. Mauro. Di Mauro. Sta ubriacando praticamente Dario. Mamma mia. Vai tu, vai tu. Vai tu, bros. 5-3, purtroppo. Possiamo solo pareggiare. Enzo, Enzo, Enzo. Vai, vai. Un gioco di mano, un gioco di Bellano. Bellano. Sì, sì, sì. Uno dei migliori su YouTube Italia, assolutamente. Il nostro Fabione, che con oramai conosciamo. Danni. Fabio. Ma giusto, questi c'hanno. Fabio può chiuderla. Fabio se segna si porterà la vittoria a casa. No. Ed eccolo. Vado io. Io mando una sfida a Fabio Di Mauro. Fabio, guardami negli occhi. Allora, in teoria avresti vinto matematicamente. È l'ultimo. Se segno io vale doppio. Se segni tu sei il re del Napoli YouTube. Va bene, certo. Ok, vai. Ragazzi, Andrei, Andrei, il giochetto che ti ho insegnato io, Andrei. Ricordatelo. Ricordatelo, Andrei, ricordatelo. Fammelo vedere. Fallo più dinamico. Rifallo, non l'ha capito, non l'ha capito. Attenzione ancora Di Mauro! Ragazzi, c'è poco da dire. Poco da dire. Bravo Fabio. Lascio parlare te che io il fiatone mi ha fatto sudare. Eh sì, tra l'altro hai fatto 2 tempi unici attaccati. Com'è stato sfidare il Napoli YouTuber League? Ti saresti aspettato? Sarebbe stata più facile? Qual è stata la tua impressione prima e post gara? No, è tosta come me l'aspettavo. Però chiederei più a loro cosa ne pensano della sfida. Qual è il giocatore che ti ha messo più in difficoltà prima di passare la palla a loro? Ce ne sono stati tanti, Come detto all'inizio, quello che poi sottovaluti è quello che stava più tempo, no? Superava. Mirko e Super Alan. Allora partirei proprio da te, Super Alan. Come hai fatto a contenere Fabio Di Mauro? Dici i tuoi segreti. Non lo so. Fabio è clamoroso nello stretto, ma questa era la mia paura all'inizio. Infatti, non lo so, sono durato tipo 3-4 minuti. Non so neppure io come ho fatto. Enzo, invece, quali sono state le tue impressioni della sfida? Tra l'altro è la prima volta che partecipi alla Napoli YouTuber League. Sì. Sei una nuova entrata, insomma, di questa squadra. Speriamo. Non è ancora detto, ok. Quindi quali sono le tue vibes? Allora, lui è molto bravo e molto, molto rapido, ecco. Là mi ha fregato. Ci piazza proprio. Sì. Però è stata una bella sfida. Sasi, giusto. Sì, molto rapido, vai giù. Nello stretto è mostruoso. Kids, invece... è stato tostissimo con Kids. Io ho visto con Kids. Ho preferito attaccarlo subito e cercare di metterlo in difficoltà là dietro. È stato bravo a mantenere e poi il primo tiro mi ha beffato. È forte anche per quello. Sembrava, non so se sei d'accordo, tipo il Chievo Verona col Napoli. Gioco bruttissimo di merda, chiusi tutti dietro, però si riparte. Il pallone è anche questo, basta farne uno e vinci la partita. Sì. Bravo Fabio, però, soprattutto per quello. Però colui che ha stappato la bottiglia di champagne degli anni 2000 è stato Silvestro Baffo. Sì, sì, sì. Allora, è riuscito
riuscito a portare avanti, cioè non a portare avanti, ma è riuscito comunque a trovare la rete che poi ha dato il via alla Napoli YouTuber League. Allora, Silvia, dillo. Una cosa che ho da dire per Fabio, che è il baricentro basso, capito? Non so perché non vi siete messi di spalle, fra. Non lo so perché non l'avete fatto così. Non lo so perché. Sembrava un approccio su Mirko. L'ha fatto questa. Mirko e ha segnato, l'ho fatto io e ho segnato. Bravo Fabio, comunque, bravo Fabio. Questo sicuramente. Mirko invece, abbiamo accennato della Pontazza, questa volta non ti è servito perché hai fatto un gol invece molto più pragmatico, ragazzi, sporco. Io l'ho scassato a Fabio. Simone invece, Simone Crispo, che è partito dopo Kitz, subito a intimorire Fabio, che secondo me è stato poi il frangente in cui ha fatto più fatica, no? Kitz, Crispo subito, hanno messo quelli per mettere pressione psicologica, invece... Un minuto e mezzo per segnarmi Fabio, quindi... Ma soprattutto, quanto ti ha pagato Fabio Di Mauro per vincere? No, vabbè, in realtà, guarda, noi dobbiamo sempre far stare bene mentalmente i nostri giocatori, vero Andrea? Assolutamente sì, ragazzi, quindi... io voglio il loro bene. E quindi automaticamente, se il loro bene significa farli vincere, cosa, Andrea, giusto? Allora ci comportiamo giusto così, di conseguenza. Darione invece, il portiere che comunque se l'è cavata molto bene anche fuori dai pali, direi, perché nonostante il campo stretto magari ti aiuta anche la tua fisicità che non è troppo lungilinea, sei riuscito a fare bene. Infatti io ho provato a fare la croce, a chiudere le gambe, però là l'ho preso il gol. Più che altro lui è bravo perché, avendo anche quelle nozioni, diciamo, di calcio a 5, si muove bene, cioè anche con la sula, quando la muove da destra a sinistra in un campo piccolo, lui è forte Fabio. Ho detto che hai monopolizzato Campolunghi, ma aspettavo che tu facessi il gol che addirittura avrebbe potuto poi riportarvi in vantaggio, forse, perché eravate in parità. È velocissimo, molto rapido, bravo anche tecnicamente, quindi fisicamente anche a forza nelle gambe. Non è facile, non è stato facile, subito ti spiazzi, devi stare attento, concentrato, sempre. Bene, ora passiamo la palla a Fuse, colui che è entrato, ha messo in atto le skills che gli ha insegnato Simone Crispo. Lì fai quella, cioè ti comandava tipo il joystick della PlayStation in FIFA. Ma come ti è sembrata dal campo e soprattutto quanto hai imparato poi le tue skill? Ho imparato le mie skill, ragazzi, negli anni youtubici. Comunque volevo dire una cosa, Fabio è molto lento, non è vero, non è molto veloce. Con me almeno è stato lento, poi contro di me dici. Poi vabbè, il gol è venuto a fortuna, è arrivato a fortuna, però voglio una rivincita. Detto questo, io ringrazierei tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa sfida e andrei definitivamente in chiusura, Fabio. Posso proporre una chiusura, Fabietto? Vai. E vai, you? Ciao!